Il Media Kit naturalmente è uno strumento utile per i liberi professionisti o per coloro che vogliono proporre e far conoscere un proprio progetto. Andiamo a vedere che cos'è. Il Media Kit è un documento di presentazione, un content creator che fornisce informazioni sul tuo progetto e soprattutto su chi sei, cosa fai e come comunichi attraverso i social network. Perché serve? Per potersi presentare alle aziende o alle agenzie di influencer marketing con cui vuoi collaborare. Ti permette di illustrare il tuo progetto e la sua potenzialità. Come si crea? La struttura è semplice. La struttura è semplice, sono quattro le macro aree tematiche principali. La prima, chi sei, cosa fai e dove ti possiamo trovare. Scrivi una breve bio per descrivere chi sei, racconta il tuo progetto, la tua mission e i tuoi valori. Inserisci link e collegamenti al tuo sito e alle piattaforme social con le quali comunichi. 2. Quantifica il tuo impegno. Quantifica il tuo impegno descrivendo brevemente il tuo piano editoriale, come per esempio quante rubriche tieni attraverso i social, quante stories divulghi mediamente, ogni quanto, quanti articoli posti sul tuo blog e via discorrendo. Inserisci i dati analitici dei tuoi canali web, come le statistiche che troverai alla voce Insight dei tuoi account e quelle presenti nell'analytics del tuo sito. Molte aziende, per accertarsi della veridicità delle informazioni, richiedono gli screenshot dei tuoi dati analitici. Potrebbe essere un valore aggiunto inserire i dati relativi al mercato in cui operi, soprattutto per le aziende che non comprendono ancora appieno il potenziale dell'influencer marketing. 3. Mostra il tuo valore proponendoti. Dai valore al tuo lavoro, descrivendo le attrezzature, le app e i programmi che utilizzi per creare i tuoi contenuti, per esempio con che mezzo scatti le tue immagini, con quali programmi le editi. Proponi quali servizi potresti offrire alle aziende che contatti. Proporre è il modo migliore per mostrare le tue capacità. Potresti anche allegare la tua proposta in un file aggiuntivo al tuo Media Kit, rendendola unica e specifica per ogni azienda che contatti. Dà modo a tutti di conoscere ciò che ti contraddistingue, che ti rende unico e degno di una collaborazione. Infine, se ne hai, inserisci alcune delle tue collaborazioni precedenti. 4. Dove creare il tuo Media Kit? Puoi crearlo con PowerPoint, Keynote o Page. Se vuoi scriverlo in maniera semplice e creativa, su Canva troverai una sezione dedicata ai Media Kit. Scegli il template che più ti rappresenta, perché è il modo più efficace per mostrare l'identità del tuo progetto. È arrivato il momento di farsi conoscere. Ora tocca a te.